Siamo qui con Sofia, viene addirittura dal Messico, un'esperienza con l'associazione Intercultura, da settembre in Italia. Bene, come sta andando? Tutto benissimo e bellissimo, tutto. L'idea di venire in Italia è stata prioritaria, cioè una scelta voluta, o avevi altre possibilità? No, da quando sono piccola mi è piaciuta tanto l'Italia, tutto questo di che Romeo e Giulietta, che Verona, così, che si mangia la pizza, si mangia molto, è buono. Cioè, è sempre stato italiano, sempre prima. Adesso dove vivi? A San Giorgio. Presso una famiglia? Sì. Abito a San Giorgio, ma studio a Taranto. Quindi ogni mattina prendi l'autobus e vai a Sì. Taranto per frequentare. Sì, prendo l'auto e il pullman, ma è troppo lontano da dove abito, cioè devo camminare e alla fermata. E poi dalla fermata che arriva via di Palma devo camminare al liceo Aristo, sennò che è in lungomare. Come Quindi. ti trovi con i tuoi coetanei? E con i miei I compagni. compagni di scuola, sì. Benissimo, sono bellissime. Prima stavo in una classe internazionale, ma poi ho cambiato lo scientifico internazionale e quindi questa classe mi ha dato la benvenuta, bellissimo tutto. Cosa porterai in Messico di questa esperienza? Quando rientrerai innanzitutto in Messico e cosa ti porterai? Io voglio portare tutto, tutto. Anche io voglio portare qualche amico a casa mia a vivere. Ma non lo so, la tradizione del cibo, tutto questo, e anche, non lo so, la forma in che si mangia con tutti i genitori, così, quello mi piace molto. E anche ho imparato la pazienza, come si Ecco, la dice. pazienza. E siccome va tanto di moda la cucina, ti stai cimentando, stai provando a cucinare? Sì, l'orecchietto. Ah, beh, sei partita dal difficile. Sì. Ho imparato a fare qualche dolce, la pasta e tutto Quindi, Sì. Italia good. E Italia buono, Abbiamo qui Gen dal Giappone. Come va? In Italia, dove vivi? vivo a Fragnano. E dove, che scuola frequenti? Scuola, architetto classico, in Architettura. Taranto. Sì. E con i tuoi amici come ti trovi? Cosa ti porterai in Giappone di questa Italia? Io voglio portare cibo, poi vestiti, poi caffè. Ah. E quindi vivi in questo piccolo centro di Sì, Fragagnano. sì, Quando sì. esci, cosa fai a Fragagnano? Niente. sempre noi andiamo a Taranto con mio fratello, ma Fragagnano niente. Per fratello intendi il figlio della famiglia ospitante, giusto? Chi ti ospita, che vengono definiti appunto da questa associazione la famiglia mamma e papà e i figli, i fratelli degli ospitanti, giusto? Sì. Ti vorresti portare qualche italiano a casa tua? Te lo porteresti se fosse possibile? Sì Sì, o no? forse. Forse.